Non gliela faremo passare lì. La verità, tutta la verità. E questo è quello che chiede la famiglia Esposito attraverso Enzo, zio di Ciro, il ragazzo colpito da un proiettile al torace durante gli scontri di sabato scorso. Durante la conferenza stampa, Enzo Esposito ha parlato delle condizioni del nipote. Ciro sta migliorando lentamente, ma bisogna ancora attendere. Troppi punti bui sull'accaduto, si cercano testimoni disposti a parlare e a fare luce. Ma Esposito si scaglia sulle istituzioni, in primis sul questore di Roma, invitandolo a dimettersi. Noi chiediamo come famiglia pochissime cose. La prima, abbiamo deciso di lanciare una grande campagna per il ripristino della verità. Abbiamo attivato un indirizzo email che vi invito ad usare per fare una grandissima campagna di informazione sulla verità, perché i fatti che sono stati raccontati nella versione ufficiale sono falsi. Il ministro degli interni avrebbe il dovere immediato, per dimostrare che siamo in uno stato repubblicano e di diritto, di rimuovere il questore di Roma, perché non si mandano macchine e pullman in una strada dove non è previsto né ambulanze né forze dell'ordine, perché fine è prova contraria. Il mestiere delle forze dell'ordine è evitare incidenti. Su Jenny La Carogna, Esposito non si sente di dare giudizi. È stato un attacco mediatico. Quelle magliette, seppur di cattivo gusto, nascondono delle verità. Si può contestare il linguaggio, ma, secondo Esposito, nel caso dell'omicidio Raciti non è ancora chiara la dinamica degli eventi. Ma voglio dire una cosa, lo so che è scomodo. La Napoli che non ci sta per i luoghi comuni. Allora, io ho letto un'intervista a Jenny La Carogna. Vi dico che sono andato a ringraziarlo perché è uno dei due soccorritori di mio fratello, Massimiliano già l'avevo ringraziato, perciò avevo citato solo Jenny, e gli ho detto: guardate, voi sbagliate, perché io ho visto quella maglietta speziale libero, e anche io ho pensato, dico, ma come si fa a chiedere la libertà di un assassino? E loro mi hanno detto: guarda, noi siamo tutti ignoranti, ma qua c'è un libro, vedi? Sono andato sul sito di una bella associazione, io sono un garantista, si chiama Associazione Enzo Tortora, invito tutti voi ad andarci. Sembra, loro non sanno avere a che fare con i mass media, gli piace di presentarsi truculenti, perché loro avrebbero dovuto mettere un'altra maglietta. Revisione del processo, giustizia bravo, per Raciti, perché Raciti sembra che purtroppo sia morto in drammatiche conseguenze che sono una fatalità. Ed intanto è arrivata una busta indirizzata alla redazione del Mattino, dentro un contenuto inquietante, un proiettile, fissato con il nastro adesivo a una lettera con la foto di Jenny Carogna. Nel testo della lettera minacce anche ai media e alla società Calcio Napoli.